Eccoci di nuovo ad una puntata di Poetando, siamo ancora nella gora che ci contraddistingue e ospiti questa sera due incredibili artiste, Simonetta Ferrante, calligrafa milanesissima e Evelina Schatz, poliedrica artista di origini russe. Buonasera signore. Buonasera, buonasera. Ah, ben arrivate. Grazie. Entriamo subito nel cuore della trasmissione. Simonetta vorrei partire da te. Ti esprimi con un linguaggio scenico informale, cioè calligrafico. Vuoi spiegarci che cos'è la calligrafia e come ci sei arrivata? Beh, ci sono arrivata dopo anni di professione di grafica pubblicitaria perché mi ricordavo dei corsi che si tenevano a Londra dove ho studiato e la cosa mi attirava molto e ho aperto un mio centro dove si tirano dei corsi e fra cui si è proposta Anna Ronchi che allora era una delle fondatrici dell'Associazione Calligrafia Italiana e ho pensato di fare qualche corso con loro per riprendere un contatto anche con la professione di prima. E la cosa mi è piaciuta molto perché mi scorreva fra le mani proprio e che cos'è la calligrafia? Come puoi descriverla? Beh, è il dare forma a delle lettere, alle lettere in genere. Ci sono delle calligrafie classiche, antiche, e dal Medioevo in avanti. E poi io mi sono inventata una calligrafia mia, man mano, anzi direi varie calligrafie, dipende dallo strumento che uso, dalla carta che uso, dal, dai colori che uso, se sono più liquidi o meno liquidi dal pennello, dalla tiraline, da tutte queste certo, anime che si adoperano. Evelina, sei una pittrice, performer, i tuoi testi sono stati musicati da grandissimi compositori. Inoltre sei una scrittrice che scrive poesie che però a volte sono haiku e le inserisci in libri d'arte, come questi piccolini che ho io qui adesso sotto mano. Da dove, da dove trai questa ispirazione e qual è l'ultimo libro in italiano che hai pubblicato? Pubblico così tanto che veramente non mi ricordo nemmeno più qual è l'ultimo libro. Credo che l'ultimo libro in italiano, stranamente, è uscito in Russia, è un libro bilingua, ehm, si chiama Proemio ed è praticamente un poema eh, sulla mia vita che era scritto in parte in italiano e in parte in russo. Poi avevo tradotto un po' queste parti, così viene una, lingua, una bilingua che è uscita in Russia, ma prima ancora era già uscita in Italia per un piccolo editore che più che altro è un artista, Claudio Granarole, con un um, artista di, russa del Canada. Quindi facciamo sempre i giri del mondo, anche quando siamo in Italia e quando facciamo l'ultimo libro italiano. Certo, vuoi leggerci già qualcosa magari Lego. in italiano? Una vecchia poesia da un libro storico okay. mio che si chiama Samarcanda o delle Cerimonie. E ci fu anche un con Pier Lombardo e La Scala, abbiamo fatto anche uno spettacolo in Villa, in Villa Palestro, insomma, un bellissimo spettacolo all'aperto, con scene di luccio del pezzo, poi dopo ha girato fino a Leningrado passando per Sicilia. Quindi è un libro molto, molto importante per me ed è un libro italiano e vi leggo una piccola poesia, ricordando l'oblio. Convivere con il proprio cadavere a Venezia, luogo di ritorno ora antico come la Cina, dove galleggiano i relitti della piramide del tempo in moto. Gondola ballerina si contorce in un solitario pas di de due. L'aghiforme catafalco contiene i fondi della mia anima mortale, riflessa nelle acque buie senza cifre, senza lancette, senza onde, senza alghe. Dolore cieco dell'infinito non sapere. Nel ricordo del corpo avido d'amore e di quiete, dove tutto diventa nulla e il deserto si apre alla memoria dell'oblio. Simonetta, nella tua vita artistica hai spesso coinvolto poeti, o comunque ti sei ispirata sia a dei testi poetici che a dei testi sacri. Per esempio so che ti sei ispirata a Silvia Platt, a Guido Oldani, a Chandra Candiani. Eh, anche dal Dhammapada, dico giusto? Il sì, Dhammapada, che è un libro sacro buddista. Che è un libro Che, che pensare esperienza... veramente ai detti del Buddha. Certo, Che esperienza è questa? Che cosa, che cosa senti quando trasporti un testo che effettivamente è già scritto? Beh, cerco di, di respirare prima, di immergermi nella lettura, di medesimarmi con quello che capisco che mi sì. trasmette il poeta la poetessa e poi comincio a lasciarmi andare sul foglio scelgo inchiostro piuttosto che tempera piuttosto che altri mh, liquidi colorati e poi <coughs> comincio a tracciare sul foglio lasciandomi un po andare certo. quello che mi suggerisce da quello che mi suggerisce la poesia certo per esempio eh... Abbiamo visto l'ultimo libro di Mimesis eh, del poeta Guido Oldani, le sue ultime raccolte poetiche, diciamo quelle spirituali. In questo caso c'è una tua opera d'arte, che però era un'installazione, giusto? Sì, era un'installazione fatta su una poesia della della sua via Cucis, sì, ed era composta anche da altre parti, che qui ovviamente sì. non si vedono, eh, perché tu hai lavorato insieme ad un altro artista. Sì, insieme a Pinolina. Bene, grazie. Evelina, il fatto, come si evince dai tuoi scritti, di non avere radici, né di sentire un particolare attaccamento ad una città, ehm, ti fa essere cosmopolita e quindi più libera. È eh, più libera anche ehm, quando vai a cercare una cifra espressiva, una cifra artistica espressiva, oppure hai individuato la tua cifra artistica espressiva proprio perché sei così libera? Veramente non appartenere a una patria ehm, dà molto libertà, credo proprio. Tanto è vero che, così, un mio libro si chiama Samarcanda, o delle cerimonie, un'altra, Zagara o della sicola stranizza uh, sono um, possibilità che ti dà proprio questa non appartenenza ma in realtà appartiene alla cultura del mondo e questa um, è una cosa credo che, che sarebbe la cifra del futuro Simonetta, hai in corso una mostra un po' particolare eh? c'è stato l'altro giorno, po pochi giorni fa la, il Vernissage, effettivamente non è una mostra forse ma è un percorso è il percorso tuo calligrafico ma anche tuo buddista. Sì. Dove si svolge e come è andato il vernissage? Beh, il vernissage è andato benissimo, è venuta una valanga di gente <ride> e il, il, la mostra non è intanto una mostra, ma un'installazione in cui percorro tutto il mio appunto iter eh, buddista e calligrafico, soprattutto calligrafico e ho appeso tutte queste carte delle mie calligrafie vecchie e nuove ha dei fili come fanno imitando i tibetani che le appendono dalle corde sui loro monti. Infatti io l'ho trovata spirituale anche se tu questo aggettivo non lo vuoi sentire o non ti piace. Sì, sì, sì. L'ho trovata anche, ci sono poi delle, degli abiti di monaci. Sì, finti abiti, tuniche ah, di monaci. Ok. C'è comunque un spiritualità Poi le forte ciotole di riso che i generi monaci raccolgono ogni mattina sì. uscendo dai loro conventi sì. perché sì. non hanno soldi sì. per comprare il cibo sì. e naturalmente il riso crudo non è cotto certo <ride> ecco. <coughs> e poi c'è un percorso diciamo più o meno obbligato sì, per arrivare per un percorso dove ci sono dei barchi fra i gruppi di calligrafie sì. in modo che le, le persone possano passare attraverso girare sì. la curatrice della mostra o comunque dell'installazione la, la curatrice della mostra è Jacqueline Ceresoli che c'era quel giorno che c'era sì sì Contentissime, soddisfatte. Sì. Ottimo. Evelina, ti chiederei di leggere due poesie, una in italiano e una in russo. Eh, ci dici da dove sono tratte e, e magari ce le contestualizzi. Uh, vi leggo, è un libro che amo molto, è un libro mh, delle mie poesie che chiamo siccole perché tante volte sono andata in Sicilia ho letto le poesie in Sicilia per varie scuole, per licei, università, insomma, nelle piazze dei paesi, insomma, Sicilia è stato per me e per la mia poesia un mondo. Quindi c'è questo libro illustrato poi da da un artista siciliano Alvaro che sta a Milano e um, una volta a Catania in un Mercato del pesce, io ero così impressionata che scrissi questa poesia. Non solo, uh, mi sono messa poi tutta emozionata uh, seduta in un piccolo neanche barretto, una, uno, uno strano così insomma posto um, dove ho bevuto un bicchiere di bianco e ho chiamato Mosca. Uh, per leggere questa poesia, perché mi, mi veniva fuori questa cosa qui? Una volta Brodsky aveva telefonato a un amico volendo leggerle una poesia nuova. Ma l'amico non aveva tempo perché prendeva il treno oh. e quando il treno partiva, l'amico vede Brotsky che corre dietro il treno e le legge la poesia. Ecco, a me è successa una roba simile al mercato del pesce di, di Sicilia. Quindi, eh, miracoli del mercato del pesce. Nasce in lingua russa, poi dopo si. si si trasforma perché non, non faccio traduzione, faccio variazione, faccio variante in un'altra lingua che pure è la mia lingua perché io, i primi vent'anni della mia vita, scrivevo solo in italiano. Pesci gimevano, vagivano, soffrivano, pesci si offrivano come puttane, pesci gridavano, ridevano, stridevano, si contorcevano. Pesci ruggivano, pesci danzavano, tremavano, tribolavano, si rivoltavano, vive ancora. Pesci, pesci, si quettavano nella voce schiuma del mare, delle onde frastuono, quette delle acque, silenzio, memoria di danza, moto di passione, morte. Рыбы рыдали, стонали, страдали. Рыбы предлагали себя как путаны. Рыбы кричали, смеялись, визжали, корчились. Рыбы рычали. Рыбы плясали, дрожали, ворочались, маялись. Живые еще рыбы. Рыбы затихали. В голосе пена, морская шум, волн, вот тишина, молчание, память о танце, о страстном движении, мертвые рыбы. Грация. Davvero, grazie. E yeah, diamo appuntamento quindi a questo punto per rivedere Simonetta, ma magari anche Evelina a Milano. In questo caso a Take My Breath Away, che è la tua eh, mostra installazione al Mudima fino al 14 di febbraio. Grazie per essere state con noi. Grazie, arrivederci. A presto.